Questo video è sponsorizzato da Eneba, sito di chi attraverso il quale potrete acquistare videogiochi a prezzi particolarmente vantaggiosi. Questo è il proverbiale momento di calma prima della tempesta, quindi perché non giocare d'anticipo e lasciarsi andare agli acquisti più sfrenati, risparmiando comunque qualche soldo? Tra le grandi pietre miliari del genere horror figura un certo Alone in the Dark che, dopo aver fatto la storia del gaming, è purtroppo caduto in disgrazia. Ma le cose potrebbero cambiare, visto che in tempi abbastanza recenti è stato annunciato un remake a tutto tondo del primo capitolo, particolarmente interessante, e in questi ultimi giorni è uscito uno spotlight abbastanza ricco a riguardo, uno spotlight che ho intenzione di vedere insieme a voi, di commentare insieme a voi e soprattutto di analizzare insieme a voi. Sono veramente curioso, quindi non perdiamoci in chiacchiere e lanciamoci alla volta del video. Siete pronti? E allora 3, 2, 1, via! THQ Nordic. Perché loro sono degli Embracer Group, ricordiamocelo. Sono curiosissimo, curiosissimo. Don't say his name. He can hear you. Ok, ok. Ah, così. Diretti. Data ottobre 25. Quindi insieme ad Alan Wake 2, Madonna che mese che sarà ottobre. Guarda qua. Definitely a weird place. Feels like I've been here before. I just can't think why. Let's not waste any time, detective. Yeah. Hanno ricevuto la lettera. Let's go get your uncle, Miss Hartwood. Ha subito gameplay, bene. Beh, il lavoro è tanto, figo. Figo. Vogliono creare qualcosa che sia più del mero jumpscare. Atmosfera, enigmi. Qualche piccolo calo di frame. Speriamo non ci siano per quando il gioco uscirà. Il lavoro tecnico che è stato fatto è enorme, ragazzi. Parliamo di un gioco di oltre 30 anni fa. Invia una lettera. And it spooks her enough that she hires detective. E lei assume il detective e insieme vanno nella casa. La famosa villa. I hope you don't mind we let ourselves inside. I do mind. We knew early on that we had a character-driven story. Mi piace questo stile visivo perché è un team piccolo e non credo che abbia chissà quale budget. Puntano sul realismo, ma realismo. Cazzo! Non l'avevo. Ok. Non avevo minimamente riconosciuto l'attore. Questa cosa mi piace un sacco. Perfetto, quindi attore di un certo peso. Chissà chi è l'attrice a sto punto. Senza i baffoni non lo riconoscevo. Comunque dicevo, ha questo stile visivo realistico ma quasi caricaturale. He's kind of a gruff detective and he's like searching for something and you know, he's il detective alla ricerca di qualcosa. But he's got some humor to him and stuff like that. He's a bit of a trope or a type. And I like that. And I like the world and sort of where, how he's exploring. Tanto sempre dopo aver aiutato un sempre giustiziere, poliziotto, investigatore, un po' scontroso, un po' con la battuta pronta. Emily bene, bene. Has a closer connection to the plot as she's Jeremy's niece. And therefore also suffers this strange affliction known as the Hartwood curse. Soffre della malattia della famiglia.
There's a lot of fear within her and a lot of speculation and parliamo comunque di un gioco che punta tanto sulla narrativa. La sceneggiatura sarà molto importante. Anche perché nel contesto di horror, poi ne parleremo dopo, ma nel contesto di horror Alone in the Dark punta molto sull'orrore cosmico, su quello che non conosciamo tra le stelle e compagnia. Un orrore sconosciuto e impossibile da accettare dalla mente umana. Show yourself. Yes, there is the kind of scary element, but then she still has to go on a journey and discover different things. And mi piace perché dopo un primo trailer molto figo che poi però non aveva portato a nient'altro in termini di novità, sembra che stiano lavorando con molta attenzione. The kind of darkness of it all, I guess, is how I felt anyway. So we're bringing back both Emily and Edward as playable characters, and depending on who you play, you will get. Ok, li puoi controllare entrambi e potrai vivere la storia in due modi diversi. E i personaggi reagiscono diversamente, molto figo. What are you doing sneaking around? So you should definitely make sure to play the game twice. Ok, quindi il gioco va vissuto due volte. Bene, bene. The way that we reimagine rigiocabilità ottimo. Mi domando quanto saranno differenziate le due storie, però has now grown into something even more dark, even more sinister. I remember that with the first Alone in the Dark I made in 1992. Oh, we were basically doing something. Cazzo, il creatore originale. It was the first time that we could explore. Mamma mia, 30 anni fa. Mamma mia. Più di 30 anni fa ormai. Quindi sta dando una mano nel progetto, non lo sapevo, devo andare a controllare. Però è figo, figo, non me l'aspettavo lui. Guardali insieme. Kind of small space. I used to say back in the old days that it was another character. Yeah, for sure. With all the remakes going on today, you are never sure what you get at the end. I think that Michael and the team at Pieces did a great job preserving the core feeling of the game. Ok, quindi io credo che stia facendo un po' da consulente. Comunque ha detto che i remake di oggi possono portare a dei risultati inaspettati, ma il lavoro che questo team sta portando avanti è perfettamente in linea con l'idea del gioco originale. Che poi è questo anche il bello dei remake, se ci pensate, il poter prendere un gioco con i suoi limiti e fare in modo che quei limiti vengano meno, superare le barriere hardware e architettoniche che c'erano ai tempi in cui i giochi erano originariamente usciti. Guardate cos'era Alone in the Dark nel 92, guardate cos'è oggi. I feel the franchise is in good hands now. Cazzo, dopo gli ultimi capitoli speriamo che siano in buone mani. Ricordiamoci che l'ultimo gioco di Alone in the Dark è Illumination, ragazzi. Ci vuole poco per fare di più. E questa è una serie che merita molto di più. Ok, hanno anche preparato un prologo in cui giochi la ragazzina. Buono, buono. Quindi è una demo. The first glimpse into the atmosphere and the mood and of course the story of the full game. So if you want. Bene, bene, quindi è proprio un prologo, un'introduzione a poi quello che sarà il gioco. Il che è un modo per Grace in the Dark, è disponibile da adesso. Quindi è un bel modo per comunque introdurti al gioco e farti vedere quello che stanno facendo, ecco un po' di gameplay o un po' di combats. Combattimenti intensi e violenti. Sarà necessario utilizzare ogni proiettile che c'è, che trovi. Un po' legnoso. Si vede comunque che non parliamo di un team tripla. Però minchia, figo. As mentioned before, your job is to find out what happened to Jeremy Hartwood. And to do that, you will need to visit some unexpected places. Allora, ci sono alcuni scorci che visivamente sono veramente belli. Si vede che non è comunque un gioco che spreme la next gen, però il lavoro fatto è enorme.
E poi appunto Alone in the Dark è sì combattimento, ma è anche tanti enigmi. Molto più di quanto non lo sia ad esempio un Resident Evil. È molto investigativo come gioco, come esperienza. Poi esce Illumination e manda a fanculo tutto, però i primi erano così. Comunque stanno facendo vedere un po' di tutto: il mood, ambientazione, storia, gameplay, adesso colonna sonora. It's a very visual genre of music. The fact that it's inspired from noir films. È incredibile cosa sono diventati i videogiochi, incredibile. Guardo questi spotlight e rimango senza fiato. Senti che musica. Pensate questa musica in game. Mamma mia, che voglia, che voglia. Che bello essere un videogiocatore. To this explosion of yeah, hair rising horror and big chaos. Un'esplosione musicale di puro caos. As the players drawn deeper into the game world, they will face off with the sinister presence known as the Dark Man. The Dark Man isn't real, Jeremy. Alone in the Dark. There's nothing he can do to hurt you. How do you think any of this is happening? How do you still not trust my words? Fine, then let me help. Don't be foolish. He will bury you next to me in his sunken temple for an eternity. Real or not, something is definitely. Chissà se sarà doppiato in italiano. Sicuramente sarà localizzato. Very, very. Però forse non è doppiato. Comunque le voci sembrano abbastanza credibili, ecco. Comunque parliamo appunto di un lavoro tecnico di prim'ordine. Finito? Ok, sì. Loro in primis sanno l'importanza della narrativa ed è chiaro che non vogliono sbagliare da quel punto di vista, quindi comunque i doppiatori sono gli attori effettivi. Figo, cavoli, ce ne sono di cose da dire. Devo dire, bello spotlight, molto attento a darti un po' di informazioni su tutto, che credo fosse la cosa più importante. Ricordiamoci comunque che si parla di un remake, di un'opera che è stato un punto vitale del mercato videoludico dei tempi. Cambiamo postazione e ne parliamo, perché sono eccitato. Aver guardato questo video mi fa essere veramente felice di star vivendo quest'epoca videoludica, perché già solo qualche anno fa, una decina d'anni fa, un remake di questa portata sarebbe stato impensabile ai nostri occhi, mentre invece oggi è quasi una necessità, è la normalità. Indubbiamente Capcom ha avuto un ruolo di prim'ordine in tal senso, possiamo dire che il rifacimento di Resident Evil 2 ha portato a una vera e propria reimmaginazione di ciò che un remake deve essere per poter venir definito tale. E oggi, a ben vedere, un team di sviluppo può scegliere di seguire due strade nel momento in cui si vuol far tornare in auge un'opera del passato, una più soft e una più hardcore, per così dire. Nella prima categoria ci rientrano titoli che, a fronte di un importante rifacimento grafico, vanno incontro solo a piccole modifiche ludiche pensate per rendere l'esperienza più godibile agli occhi del pubblico. Si pensi a Dead Space, Shadow of the Colossus o Demon's Souls, titoli che nelle loro versioni riviste corrette sono sì un piacere da vivere ped alla mano, ma rimandano comunque prepotentemente all'opera originale, mentre nella seconda categoria si trovano tutti quei titoli che invece, oltre a una ricostruzione visiva, per necessità strutturale vengono anche interamente trasformati sotto il profilo ludico. Il già citato Resident Evil 2, Final Fantasy VII Remake, System Shock, prodotti stravolti nella loro formula affinché possano risultare al passo con i tempi odierni. E Alone in the Dark rientra proprio in quest'ultima categoria. La produzione originale, uscita nel 92, rappresenta un momento importantissimo per il genere horror, punto di partenza da cui molti altri brand avrebbero preso spunto e in un certo senso anche una via di mezzo tra Resident Evil e Silent Hill.
Un horror che vuole far paura in maniera diretta, tirandoti contro pericolose creature da dover eliminare, ma anche in maniera più subdola, giocando sul fattore psicologico, sul vedo non vedo e su quell'orrore cosmico tanto caro a Lovecraft. Punto focale dell'esperienza sarà ovviamente il comparto narrativo. Qui si parla di Alone in the Dark, e per quanto la serie abbia subito un tracollo con le sue uscite più recenti, siamo innanzi a un IP che ha sempre puntato con forza su una sceneggiatura di peso, e di motivi per essere ottimisti ne ho parecchi. Non solo, infatti, il progetto è stato portato avanti con il contributo del creatore originale di Alone in the Dark, ma inoltre è importantissimo far notare come il director del gioco sia Michael Hedberg. Come dite, il nome non vi fa risuonare alcun campanello? E se allora vi dicessi che è a lui che dobbiamo Amnesia e Soma? Secondo quanto dichiarato, la storia sarà a tutti gli effetti una rivisitazione di quella originale, con però alcune importanti modifiche pensate per dare libertà creativa al team, il che fa presupporre un proseguo degli eventi diverso rispetto a quanto visto con il capitolo del 92, con i nostri due protagonisti che dovranno investigare gli oscuri misteri che si celano dietro l'enorme villa d'Erseto. Parlando poi proprio dei protagonisti, interpretati da due attori d'eccezione, a quanto pare la scelta di interpretare uno o l'altro porterà a svariati cambiamenti nelle vicende narrate, al punto tale che sarà necessario giocare al titolo due volte per avere un quadro completo della storia. Le domande in tal senso sono ancora tante, in particolare sarei curioso di sapere se si parla di due storie intrecciate, magari anche con sezioni giocabili differenziate, un po' come in Resident Evil 2, o se saranno la stessa identica storia vissuta però da due personaggi diversi. Vedremo. Da un punto di vista più prettamente ludico, il team ha precisato fin da subito che la componente investigativa sarà di fondamentale importanza nell'economia di gioco. Ci saranno parecchi enigmi e sarà necessario impegnarsi parecchio per completarli, il che spiega come mai sia possibile attivare dei suggerimenti in game per andare più spediti. Insomma, se siete dei veri hardcore gamer, potrete vivere l'avventura nel modo in cui è stata originariamente pensata dagli sviluppatori, ma in caso contrario potrete anche attivare tutta una serie di suggerimenti in game che vi aiuteranno durante i vari puzzle presenti. Ovviamente accettando però il tacito accordo che vi renderà delle pussy davanti agli occhi di tutti i vostri amici. E anche davanti a vostra madre. Sembra comunque che in Alone in the Dark si combatterà parecchio. Il team ha specificato infatti che ci saranno molte creature affrontabili, ma ha pure spiegato che il gioco voglia essere il quanto più fedele possibile all'opera originale. Quindi preparatevi ad avere ben pochi proiettili e a prediligere gli scontri corpo a corpo, utilizzando armi di fortuna che troverete in giro, a cui potrete anche dar fuoco per renderle ancora più letali. Da quanto visto finora il gameplay mi è sembrato un pochino legnosetto sia nei movimenti che nelle fasi di combattimento più concitate, ma per avere un'idea chiara a riguardo sarà necessario aspettare la release finale. Comunque, quanto mostrato mette in mostra un mood che parrebbe voler puntare sull'oscurità e la claustrofobia in una via di mezzo tra horror e investigativo, il che non potrebbe farmi più felice, merito soprattutto di un comparto tecnico nei cui confronti si è lavorato parecchio. Parliamo pur sempre di un gioco uscito oltre 30 anni fa, per forza di cose il team ha dovuto ricostruire da zero l'intera produzione. Da un lato ricalcando scenari ed elementi tipici del titolo targato 1992, dall'altro lato lasciandosi andare alla libertà creativa più sfrenata. Nonostante si parli di un'esperienza esclusivamente next gen, anzi oramai potremmo tranquillamente dire current gen, questo remake pare comunque ben lontano dal poter spremere la potenza delle nostre console, il che ha perfettamente senso nel contesto di una software house che non è la Capcom con i suoi centinaia di dipendenti e i milioni che gli escono dalle tasche. I Pieces Interactive che stanno lavorando al progetto sono un team relativamente piccolo. Tra i loro lavori troviamo giochi mobile e Magica 2 come produzione più importante, il che mette in chiaro quali siano le reali dimensioni del progetto. In un certo senso potremmo dire che questo Alone in the Dark sarà il loro primo vero salto tra i grandi progetti videoludici del mercato.
E quanto visto mi fa ben sperare. Il team sembra aver ben chiare le proprie capacità e i propri limiti. Il lavoro pare stia venendo portato avanti nel migliore dei modi e il benestare dell'autore originale che sta supervisionando il progetto è un fattore da non prendere sotto gamba. Quella di Alone in the Dark è una serie che potrebbe dare davvero tanto al mercato e averla vista martoriata con produzioni una peggiore dell'altra mi ha fatto male al cuore. Temevo che quella merda di Illumination le avrebbe dato il proverbiale colpo finale, mentre invece ora, con questo remake alle porte, potremmo essere addirittura innanzi a una vera e propria rinascita dell'IP. E proprio nel 2023 ne stiamo vedendo tante di rinascite. Se ci pensate, oltre ad Alan Wake 2, abbiamo avuto Dead Space, Resident Evil 4, System Shock, tutti nello stesso anno. Ed è proprio a fronte di questo che vorrei concludere il nostro video ponendo a tutti voi, e soprattutto a Capcom, una piccola domanda. Ma si può sapere dove cazzo è il mio remake di Dino Crisis?